Benvenuti in questo video e vediamo in questo video cinque cose da non pubblicare nei social dopo la rottura. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale gratuitamente e attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E inoltre ti ricordo di mettere un like, condividi questo video con i tuoi amici e se ti piace ovviamente, e ti ricordo inoltre che se vuoi fare una piccola donazione al canale, anche solo un caffè ben accetto, basta che vai sotto il video e clicchi semplicemente sul tastino super grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare e del computer, e poi seleziona l'abbonamento che preferisci. E adesso veniamo al tema, 5 cose da non pubblicare nei social dopo una rottura. Ti sembrava che questa relazione avesse funzionato, sarebbe potuta funzionare e ti saresti pure immaginata magari vestita di bianco mentre camminavi lungo la navata, diretta verso l'altare. Ma ancora una volta hai trovato un uomo che non ha saputo apprezzare. Che non ha saputo apprezzarti. E allora hai trovato un uomo che invece si è allontanato da te. E quindi dentro di te scatterà una rabbia, scatterà qualcosa. Lui si è allontanato. Però devi tenere presente una cosa, che l'opposto dell'amore non è l'odio, assolutamente. L'opposto dell'amore è l'indifferenza. E questo devi imparare a farlo. Quindi non devi odiare, ma dai indifferenza. Non odiare, ma dai indifferenza. E questa notizia che ti voglio dare è una lieta notizia, perché se tu impari a dare indifferenza, otterrai dei grandi risultati. E per dare indifferenza devi partire dai social, perché intanto non lo devi cercare, assolutamente vietato per legge. Di cercarlo in qualche modo. Dopo una rottura non devi cercare nessuno. Perché se inizi a cercarlo, verrai considerata una donna di basso valore. Verrai considerata una donna bisognosa, donna bisognosa, donna noiosa, donna bisognosa, donna rognosa. E quindi assolutamente vietato cercarlo, assolutamente vietato. Ma oltre a evitare di cercarlo, dovrei anche evitare 5 cose da pubblicare, 5 modus operandi, vivendi da pubblicare nei social. La prima cosa è inutile che ti fai i selfie a bomba che prima non te li facevi e adesso inizi, vai nel cesso a farti i selfie. Perché questi selfie che ti fai, sono finti! E si vede lontano un chilometro che sono finti, che lo fai apposta per attirare la sua attenzione. Magari selfie pure sexy, un po' scosciate, ci sono quelle che dopo iniziano, cioè ci fai pure la figura della zoccola. Diciamoci la verità, evita, assolutamente. Ci sono donne anche di una certa età che quando vengono lasciate iniziano anche nei social, che ne so,
nei vari social dove fanno balletti, fanno cose che sembrano delle sgallettate ottantenni che ballano, per dire, no? Però ci fanno figure ridicole, sembrano puttane da strada. Evita assolutamente questo, evita assolutamente questo. È una cosa peggiore. Evita anche di pubblicare foto con i catramisti! Perché, come dire, ricorre, diciamo, al catramista d'emergenza, no? Cioè, dice, ah, adesso per fare ingelosire ti vai a trovare i lavavetri per strada, non lo so, o persone di basso livello che hai conosciuto da Ciccio Giropizza 5 euro o da Gigino Bibitaro, che ne so, per dire. No, devi evitare assolutamente questo, evitarlo. È totale, devi evitare assolutamente questo, perché vai ancora a rafforzare di più il fatto che quello gode pure del fatto, guarda questa cretina che, come dire, dopo di me soli catramisti, questo è, pensa a te. Cioè, ci fai pure una figura di merda. Oppure, diciamo, falsi sorrisi. Foto con falsi sorrisi, dove posti cibo, dice questo qua questa qua si starà sbaffando, starà mangiando, ingrasserà come una zampogna, no? Quelle che postano piatti, cose... Ma va, non ha senso, non ha assolutamente senso. Anche perché tu devi recuperare te stessa e devi trovare la qualità, non la quantità. Quindi devi continuare, diciamo, intanto prima prenderti un po' di distacco, tanto per chiudere un attimino e lasciare spiazzato. Quindi non pubblicare niente o comunque solo le cose di ordinaria routine, no? Ma nel frattempo cerca di migliorare effettivamente te stessa, di recuperare, di diventare effettivamente la miglior versione di te stessa, di diventare effettivamente una donna con caratteristiche migliori. E questo è molto importante. Evita, ci sono anche quelle che lo fanno e poi postano, no? Magari video dove sono semi ubriache. Non devi annegare i dispiaceri nell'alcol, non serve a niente, aumenta solo i dispiaceri. Perché ci sono anche queste, no? Che vengono lasciate, oppure un'altra cosa, la quinta da evitare, è quella di pubblicare appunto una falsa felicità o una tristezza romanzata. Iniziare a mettere cose strappalacrime. Ah, la vita, diciamo, mi colpisce, la sfortuna, la sfiga, cioè questa tristezza romanzata che non ha nessun senso di essere, non ha nessun senso di esistere. Quindi queste cose devi evitarle. Quindi quello che devi fare è intanto inizialmente dare indifferenza e non fare una mazza, non postare niente, diventare veramente, recuperare la tua autostima, pensare quello è solo un coglione. E me ne foto di un coglione, ne trovo altri 10 di coglioni, anzi 10 meglio di lui. E quindi devi iniziare a frequentare persone meglio di lui. E quindi devi alzare l'asticella, devi diventare più femminile, devi diventare più intrigante, devi imparare un linguaggio non verbale più efficiente, più efficace, frequentare posti diversi. E allora piano piano ti verrà naturale, poi quando metterai la foto non la metterai col catramista, ma la metterai con qualcuno di valore, magari qualcuno famoso, importante, o insomma. E allora piano piano lui si renderà conto che passato un certo tempo tu vieni valutata, supervalutata, ipervalutata. Quello che lui vedeva come difetti, gli altri lo vedono come pregio, e quindi nella sua testa dirà sono stato un coglione, perché quello che poi ti darà, come dire, una soddisfazione è sapere che pensa di essere un coglione, e tu gli darai la conferma che non è che pensa che di essere un coglione, gli darai la conferma che è un coglione, e questo sarà una tua vendetta, ma anche un modo per ritrovare autostima, forza interiore e magari a coinvolgerlo. Ma a quel punto lì
tu li metterai eventualmente, se deve ritornare, tanti di quei vincoli che deve strisciare come un verme e passare sotto le forche caudine prima di poter ottenere qualunque cosa. Bene, intanto metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti gratuitamente al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer e selezioni l'abbonamento che preferisci. E per questo video è tutto!